Professoressa Letizia Pellegrini, finalmente possiamo dire che il processo di statalizzazione dell'Istituto Bricialdi è arrivato quasi in porto. Sì, ha tempi suoi tecnici lunghi, ma dal punto di vista finanziario diciamo che siamo in sicurezza. Beh, questa è la prima Posso. volta che Sì, glielo sentiamo dire, no? perché è di agosto uno stanziamento da parte del governo che ci mette in condizioni di estinguere tutto il nostro debito pregresso, che era ostativo della statalizzazione. Il denaro corrispondente dovrebbe essere accreditato entro il 30 novembre, quindi a giorni è all'attenzione della Ragioneria dello Stato, che in 10 giorni dovrebbe dare il parere definitivo. Quindi quell'ostacolo è rimosso, la domanda di statalizzazione è stata regolarmente presentata entro il 30 settembre come da scadenza con tutti i molteplici allegati e tutta la complessa documentazione contabile che richiedeva. E oltre ai soldi, ai fondi stanziati dal governo, dovrebbero essere accreditati nei prossimi giorni anche i 6/12 residui del 2019 dal Ministero, per un totale di circa 640 mila euro, più un avanzo ulteriore del 18 per altri circa 100 mila euro. Quindi parliamo di Quindi cifre molto importanti, oltre a queste parliamo di cifre molto importanti, no? parliamo di Intorno 4 milioni per l'estinzione a del quindi 5, circa debito 5 milioni, e quindi. circa 5 milioni compresi. Sì. Quindi non ci rimane che procedere al pagamento a tutti i nostri creditori con ordine, facendo bene i conti, e le stipendialità sono coperte, quindi vengono meno tutte le tensioni che hanno tempestato lo scorso anno dovuto al mancato pagamento, al ritardato pagamento di alcune stipendialità Del corpo docente, del no? corpo docente, al quale parte del debito ce l'abbiamo con i docenti anche per cose come la didattica aggiuntiva, cioè tutto quello che va oltre la stipendialità mensile, e quindi la frequenza agli organi, questo tipo di cose qua. E quindi E comunque diciamo stiamo. che questo finanziamento del ministero non coprirà, diciamo, tutte le spese No, dell'attività del Pricialdi, no? copre soltanto gli stipendi del personale. Per il 2020 li copre per intero, dal 1 gennaio del 21 i docenti dovrebbero entrare nei ruoli dello Stato, dopodiché entro il 23, dopo 3 anni, diciamo, di sperimentazione della statalizzazione a regime, il governo si riserva di attuare una razionalizzazione dell'offerta formativa erogata dai Dai vari conservatori. conservatori, sì. Questa razionalizzazione potrebbe significare, ad esempio, che alcuni conservatori piccoli o che non hanno un'offerta abbastanza profilata, specifica, possono essere accorpati ad altri istituti, già, ad altri conservatori già statali, per esempio. Sì, prego, prego. Se io rimango a fare il presidente, cioè mi scade il mandato il 20 marzo, se il ministero me lo rinnova per il prossimo triennio, io non so cosa auspicare in merito, perché questi ultimi 3 anni sono stati un incubo costante. Certo, i prossimi dovrebbero essere in discesa, c'è solo da progettare, in modo che quando nel 23 arriva la mannaia Voi siete ci pronti? trovino razionalizzati, cioè con la nostra ragione d'esistere che c'è tutta già fin d'ora. Quindi va solo evidenziata e praticata in modo che sia leggibile e chiara, palese, che configuri il Bricialdi per quello che già è, cioè il polo di riferimento per la formazione musicale della Bassa Umbria e dell'Alto Lazio. Ecco, immagino che lei sarà Grazie. già proiettata a questo obiettivo, ovviamente, no? Necessariamente, perché, come dire, uno potrebbe accontentarsi di essere un'ottima scuola di provincia che eroga diplomi professionalmente spendibili, questo il Bricialdi lo fa da sempre, ma può anche pensare un pochino più in grande. Se il territorio recepisce, se l'amministrazione locale recepisce, io quando dicevo 3 anni fa che un istituto come il Bricialdi può essere un motore per lo sviluppo della città, dicevo il vero e lo credo ancora. Quindi c'è da lavorare moltissimo, finalmente non più
nel tamponare un'emergenza che a tratti è apparsa irrimediabile. Devo dire francamente irrimediabile, è rimediata. È rimediata. Allora, come dicono a Terni, non è che legamo i cani con le sargicce, non ci avanza niente, no? Però abbiamo di che vivere sereni. Ecco. E poi ripeto, l'importanza di tutto quanto può venire in termini di finanziamenti da istituzioni, da centri locali. Ma infatti questo io glielo avrei chiesto, cioè le chiederei cosa chiedete voi alle istituzioni locali, immagino all'amministrazione comunale, immagino alla nuova giunta regionale che ci sarà, immagino la Fondazione Carit che è sempre molto presente sul territorio. Sì, la cosa che chiedo a tutte queste istituzioni. Prego. È di condividere il senso di questo percorso. A me non piacciono i francobolli di elemosine, non mi piace fare il caso umano, grazie a Dio non lo devo fare più perché appunto per essere una scuoletta che eroga diplomi, ottimi diplomi con gente bravissima, sia di docenti che di allievi, ci siamo già. Per tutto quello che c'è da fare in più è necessario il coinvolgimento che abbia anche un coté, diciamo, finanziario. La Fondazione Carit, che non può per statuto, non ha potuto sostenerci nelle spese per gli stipendi, ha comunque finanziato progetti di implementazione tecnica, di acquisizione e di manutenzione di strumenti musicali, di iniziative come la scuola di musica per i bambini che abbiamo lanciato qualche ora fa per dicembre prossimo, e così contiamo che continui a fare. La Regione dell'Umbria ci ha finanziato sistematicamente per 3 anni, ovviamente non è stato possibile più dopo la caduta della Giunta e prima dell'insediamento della nuova. Certo. Avere rapporti istituzionali con la Regione, contiamo di provare a farlo. Il Sindaco ha allegato alla domanda di statalizzazione un impegno dell'ente a sostenere l'Istituto. Io non chiedo e non pretendo e non voglio soldi a prescindere. Io voglio finanziamenti anche modesti, di piccola entità, che siano indicatori di una relazione fattiva di collaborazione in vista di un interesse comune che non è il Bricialdi, ma è quello che il Bricialdi può fare per questa comunità. Ci piace finalmente vederla serena, dopo tante volte che ci siamo visti, insomma, ecco, preoccupata. Ecco come finivamo i temi all'elementare il lunedì, no? E siamo tornati a casa stanchi ma contenti. Stanchi ma contenti. Per concludere le chiedo che cosa sente di dire agli insegnanti e anche ai ragazzi che studiano qui. Agli insegnanti posso finalmente dire di stare davvero tranquilli perché siamo completamente al di fuori di ogni emergenza. Ovviamente nei momenti in cui io dovrò abbattere i debiti per motivi proprio di buona amministrazione procederò prima all'abbattimento di quelli che, se sussistono, sono onerosi: Agenzia delle Entrate, Equitalia Riscossione, no? Se no sperpero decine di migliaia di euro se procrastino. Certo. Dopodiché immediatamente procedo al calcolo delle spettanze dei docenti, calcolando che gli stiamo pagando gli stipendi di ogni mese di 2 mensilità per sanare gli arretrati e che a dicembre c'è anche la 13ª, insomma, diciamo che stanno rientrando tutti i soldi che avrebbero dovuto prendere. L'istituto oggi non è in emergenza, non è in emergenza. Posso semmai temere che cosa accadrà quando saremo statali a gennaio del 21, quando il computo degli stipendi passerà dagli istituti alla Ragioneria dello Stato. Forse, prima di mettersi in allineamento ci saranno tempi tecnici, ci saranno studi, non lo so. Però quello che abbiamo passato quest'anno non lo passeremo. E quindi i docenti non c'è neanche bisogno che li invito a lavorare serenamente perché già lo fanno come l'hanno sempre egregiamente fatto. Agli studenti cosa dico? Grazie. Grazie perché vederli e vedere il modo in cui studiano, il modo in cui lavorano, il modo in cui frequentano questo luogo, i rapporti che hanno tra loro, sperimentare la comunità di studio, che è l'aria che si respira qua dentro tra ragazzi, per me
devo dire, in tanti momenti, in quelli più bui, è stata l'unica molla che mi ha indotto a continuare ad impegnarmi. Perché ogni volta che l'ho sentito suonare, sia nei corridoi, nelle aule, sia nelle performance pubbliche, devo dire, io li trovo straordinari. Io posso dire davvero di aver lavorato anche per loro, per il rispetto delle famiglie che per farli studiare qua spendono dei soldi. Agli allievi, grazie. Anche ai docenti, certo. Ok, grazie invece a lei, Letizia Pellegrini. Grazie, buon lavoro. Possiamo aprire le porte Sì. forte aperte. Speriamo che questi figliarelli arrivano parecchi. Speriamo. Quindi diciamo passaggio alla fine dell'anno, sono sempre Infatti, felice. è una bellissima iniziativa.